Mi riconosci, Neo? Beh, in parte. Certo, è logico che sia così. Alcuni bit li perdi, altri ti restano. Io stessa non mi riconosco quando mi guardo allo specchio, ma sono ancora golosa di dolci. No, grazie. Ti ricordi com'eri la prima volta che hai varcato la mia porta? Teso come una corda di violino. Adesso invece guardati. Sei riuscito a sorprendermi, Neo, e continui a farlo. Mi hai fatto qualche sorpresa anche tu. Mi auguro di averti aiutato. Mi hai aiutato ad arrivare fin qui, ma la mia domanda è perché. L'obiettivo qual è? E quando finirà? Non lo so. Non lo sai o non vuoi dirmelo? Te l'ho già spiegato. Nessuno riesce a vedere al di là di una scelta che non gli è chiara. E intendo proprio nessuno. Quale scelta? Non ha importanza. È una mia scelta. Io ho da operare le mie come tu hai le tue. E questo comprende quali cose dirmi e quali non dirmi? Assolutamente no. Allora perché non mi hai parlato dell'architetto? Perché non mi hai detto delle altre Zion e degli eletti prima di me? Perché non mi hai detto la verità? Non era il momento di dirtela. E chi ha deciso che non era il momento? Lo sai chi. L'ho deciso io. Allora credo sia arrivato il momento di sapere qualche altra cosa. Lo credo anch'io. Dimmi come ho separato la mia mente dal mio corpo senza la connessione. Dimmi come ho fermato quattro sentinelle col pensiero. Dimmi cosa sta succedendo dentro di me. Il potere dell'eletto trascende questo nostro mondo. Un potere enorme che si estende da qui al luogo dal quale gli proviene. E cioè? La sorgente. Questo hai avvertito incontrando quelle sentinelle, ma non eri ancora pronto. Saresti dovuto morire, ma a quanto pare non eri pronto neanche per questo. A sentire l'architetto, se io non tornassi alla sorgente, Zion stanotte verrebbe distrutta. Per favore. Sicuramente tu e io non vediamo al di là delle nostre scelte, ma quell'uomo non vede al di là di nessuna scelta. Perché no? Perché non è in grado di comprenderle, gli sono estranee. Per lui sono soltanto variabili di un'equazione. Una alla volta, ciascuna variabile va calcolata, quindi riconteggiata. Questo è il suo scopo, bilanciare l'equazione. E il tuo scopo qual è? Io la devo sbilanciare. Perché? Che cosa vuoi? Io voglio la stessa cosa che vuoi tu, Neo. E per ottenerla sono pronta a qualsiasi sacrificio. La fine della guerra. Un giorno allora finirà. In un modo o nell'altro avrà termine. E Zion potrà essere salvata? Mi dispiace, io non ho la risposta a questa domanda, ma se la risposta esiste, c'è solo un posto in cui potrai averla. Dove? Tu sai dove. Se però non riuscirai a trovarla, allora ho paura che non ci sarà un domani per nessuno di noi. Cosa significa? Beh, al mondo tutto quello che ha un inizio ha anche una fine. Vedo avvicinarsi la fine. Vedo scendere l'oscurità. Vedo la morte. E tu sei l'unico che può contrastarlo. Smith. Molto presto. Egli avrà potere sufficiente per distruggere il mondo. E temo che non si fermerà lì, non ha freno. Non si fermerà finché non ci sarà rimasto niente. Ma lui chi è? Lui è te. È il tuo opposto, il tuo negativo. Il risultato dell'equazione che tenta di bilanciare se stessa. E se non riuscissi a fermarlo? In un modo o nell'altro, Neo. Questa guerra è destinata a cessare. Stanotte. Il futuro di entrambi i mondi sarà nelle tue mani. Se fallirai, sarà nelle sue.